Nel Creation Selection 7, quindi avete visto com'è facile selezionare un set di selezione, quindi io posso selezionare degli oggetti e attribuire un nome per identificare questi oggetti e richiamare il set di selezione. Io ho fatto questo set di selezione soltanto perché mi serve per mostrarvi delle altre opzioni. Andiamo. Intanto non selezioniamo niente. In Edit Select None, non ho selezionato niente in questa scena, apro un'altra finestra che si chiama Select by Names. Attraverso questa icona, Select by Names, io apro una finestra che viene denominata Select from Scene ed è una finestra che presenta una quantità di scelte superiore alla capacità di gestire i set di selezione all'interno della Name Selection Set. Quindi il consiglio è usare i Selection Set per selezionare i set velocemente, ma per gestire una selezione più mirata, usare sempre il Select by Name. Select by Name si può raggiungere attraverso anche New Edit Select by Name o con il tasto H sulla tastiera aprire la finestra di Select from Scene. All'interno voi trovate tutti gli oggetti che sono presenti nella scena, quindi non c'è bisogno di fare dei set di selezione perché sono già presenti. Abbiamo la possibilità di ordinare questi elementi in base al nome e possiamo chiudere o espandere le categorie perché di fianco ad ogni categoria è presente un segno più o meno. Perché all'interno di un oggetto potrebbero essere esserci ad esempio nella line 01 è formata da un hexagon 01, potrebbero esserci più elementi. Oltre a questa scelta di poter contrarre o espandere un determinato oggetto con i suoi componenti che lo caratterizzano, noi possiamo ordinare queste categorie in base ad esempio al nome, per cui noi possiamo ordinare questo elenco attraverso il nome. Quando schiacciamo, invertiamo l'ordine alfabetico. Adesso l'ordine alfabetico è impostato dalla lettera T per arrivare alla lettera B. Possiamo fare il contrario, schiacciamo sul Names, vedete che questa freccina cambia direzione. Adesso l'ordine alfabetico parte dalla lettera B per arrivare alla lettera T. Quando voi dovete selezionare degli oggetti, semplicemente potete selezionare un oggetto, questo viene evidenziato. Se volete selezionare più di un oggetto, premete il tasto CTRL e la selezione, come abbiamo visto, viene mantenuta. Schiacciando con il tasto CTRL ancora potete deselezionare questo tipo di selezione. Se invece volete selezionare un gruppo di oggetti partendo ad esempio dal bar 02 arrivando al bar 07, potete usare il tasto Shift e creare un gruppo di selezione. Questa è una finestra di selezione. Quando avete scelto gli oggetti che volete selezionare, tasto OK, voi avete selezionato all'interno della scena tutti quegli oggetti che venivano nominati come bars, sono le parti qui sottostanti, quelle sotto le panchine. Allo stesso modo, voi potete selezionare qualsiasi tipo di oggetto. Se volete selezionare le luci, potete comunque selezionare tutte le luci. Abbiamo la divisione
di tutte le categorie che sono presenti all'interno di 3ds Max. Se voi vi ricordate, all'interno del Command Panels noi abbiamo le categorie delle geometrie come le shapes, le luci, le camere, gli helpers, gli space warps e i system. All'interno del Select by Names abbiamo le stesse categorie, e cioè le geometrie, le shapes, le luci, le camere, gli helpers, gli space warps, e poi abbiamo altre categorie che non sono visualizzate all'interno del Command Panel, ma fanno parte dei gruppi che ancora noi non abbiamo visualizzato, e abbiamo gli oggetti di riferimento e le bones, che sono le ossa che costituiscono i sistemi di movimento per i personaggi. Se noi non vogliamo visualizzare una categoria per ordinare tutta questa finestra, perché potrebbe essere abbastanza affollata, magari noi vogliamo lavorare soltanto con le geometrie, possiamo semplicemente cliccare su queste icone per nascondere tutti gli oggetti che non fanno parte di questa categoria. Cioè, noi in questo momento stiamo visualizzando soltanto le geometrie. Quindi, avendo soltanto le geometrie visualizzate, io posso selezionare tutte le geometrie che fanno parte di questa scena, e in questo momento ho selezionato, Alt Q sulla tastiera, soltanto le geometrie, cioè il piano, tutte le sedute, le barre, eccetera. Se voi volete visualizzare tutti gli oggetti, avete anche delle, cioè tutte le categorie, avete anche delle scorciatoie, ad esempio Displays All, visualizzo tutte le categorie che sono presenti all'interno della scene route, cioè della lista che compone questa scena. Se io visualizzo ad esempio solo una determinata alcune categorie, ad esempio i geometries e le shapes, e non voglio visualizzare tutte queste altre categorie, posso ad esempio invertire la selezione, invert displays. Con questo comando, che cosa ho fatto? Ho invertito la selezione di categorie, quindi in questo momento vedrò solo le luci e le camere. All'interno della scena sono presenti delle luci fotometriche, e ed è presente una fotocamera. Quindi io posso selezionare soltanto questo gruppo di oggetti che mi interessa, e ho selezionato, Alt Q sulla tastiera, soltanto la camera e tutte le luci che compongono questa selezione. Quindi poi abbiamo anche il display none, cioè non visualizzare nessuna categoria, per cui sono tutte nascoste queste categorie. Display all visualizza tutte le categorie, e inoltre abbiamo un selection set. All'inizio di questa lezione io ho creato il selection set della panchina. All'interno del Select from Scenes, 3ds Max ha la capacità di conoscere un set di selezione, quindi può selezionare tutti gli oggetti che appartengono a quel set di selezione, in questo caso la panchina. Tasto OK, ho selezionato la mia panchina, Alt Q sulla tastiera isoliamo l'oggetto, e quindi attraverso il Select by Names noi possiamo filtrare anche il selection set, quindi riconosce anche il selection set.